Buongiorno cari amici e benvenuti nuovamente ad una puntata di Ran TV, la numero 59. Apriamo quest'oggi la nostra trasmissione con un servizio dedicato all'allenamento collettivo che si è tenuto a Venezia sabato mattina in una splendida cornice di sole, la Corri per Carnevale. È la prima corsa, il primo allenamento sociale organizzato dal Venice Marathon Club, che praticamente è aperto a tutta la cittadinanza e invita tutti ad una bella corsa tutti insieme. Una bellissima giornata, come vi dicevo, un sole splendido, tante belle maschere, un percorso fantastico tra le calli e tutte le parti più belle di Venezia. Abbiamo corso tutti insieme, c'ero anche io e quindi vi porto e vi offro questo servizio. Runner si è tuffato nei colori e nel clima del Carnevale di Venezia. Infatti sono stati oltre 500 i podisti che si sono ritrovati a San Basilio per un allenamento collettivo in maschera, il Corri per di Carnevale. L'evento, organizzato dal Venice Marathon Club in collaborazione con Cos Venezia, è il primo di una serie di 10 allenamenti collettivi che si terranno nel 2016. Incoraggiati da un bel sole mattutino, i runner mascherati hanno animato i due percorsi, di 5 e 10 km, portando gioia e allegria tra calli e campielli. Il percorso dei 5 km porta in Piazza San Marco e quello dei 10 km fino ai giardini della Biennale. In entrambi i casi, per tutti ritorno a San Basilio, con un ristoro finale pieno di frittelle, galani e vin brûlé. Una maniera originale per vivere la città attraverso sport e amicizia. Soddisfazione naturalmente per Venice Marathon Club. Una sorta di prova generale per uno dei prossimi eventi da organizzare, il Venice Night Trail di sabato 23 aprile 2016. E dai bellissimi colori delle maschere veneziane, dal sole che c'era sabato, invece passiamo alla gara di domenica, in una giornata piovosa, umida, fredda, ma questo non ha fermato come sempre i nostri amici runners che, scarpe alla mano, si sono cimentati in questa corsa a Preganzol. Diverse le percorrenze, 6, 12 km e mezzo e 21 per i più bravi. Siamo tutti stati bravi, abbiamo corso nonostante il brutto tempo e siamo arrivati come sempre all'ultimo ristoro. A voi il servizio. In una giornata piovosa si è svolta la 26esima edizione della corsa Paristrade de Preganzol e dintorni, valida come seconda prova per il CPT, il campionato podistico triveneto. La corsa, organizzata dal gruppo podistico Preganzol in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha visto al via oltre 1500 partecipanti. Alle 9, sotto una pioggia incessante, il via, e si corre verso i 12,3 e i 21,3 km. Ma c'è un terzo percorso. La Palestrada del Preganzol e dintorni dedica una distanza breve di 6 km ai più giovani. Alle 9:15 la loro partenza, con subito davanti Pierluigi Menin in campo maschile e Alice Barbizan in quello femminile. Ci spostiamo in zona traguardo. E dopo gli arrivi della 6 km arrivano quelli della 12,3 km. In campo maschile primo posto per Said Boudalia, secondo Lorenzo De Conto e terzo Nicola Cutrono. È andata bene, dai, un po' di fresco però va bene. Giornata piovosa però. Il percorso? Il percorso è sempre lo stesso perché l'ho fatto parecchi anni, percorso bello pianeggiante, quindi dove si può correre e fare un test e vale.
per le donne prima Alice Kerciu, seguita da Sara Cremonese e Bianca Dotto. Un bel percorso, c'era un po' di vento, però ho corso con i miei compagni che mi hanno dato una mano incredibile, quindi mi è piaciuto tanto il percorso. Poi 12 km un po' con la salitina alla fine, che era il tocco magico per farti sentire la fatica sulle gambe, però tutto bene, mi è piaciuto anche il percorso, sì sì. Per te è una tappa di allenamento per le campestri? Esattamente, 12 km sono tanti, però d'altronde in preparazione agli 8 km di corsa campestre degli italiani tra 2 settimane è un ottimo test, direi, quindi sono contenta comunque di essere venuta e di aver sostenuto questa gara che, insomma, un po' di fatica c'è stata. Ancora arrivi e ancora pioggia. Ed ecco che arrivano quelli della distanza più lunga. Primo posto assoluto di Roberto Graziotto, seguito da Gabriele Fantasia e terzo Matteo Trevisan. Correre con questo tempo è molto allenante per la testa, si impara veramente a soffrire. Il percorso comunque, nonostante il tempo, era molto scorrevole e molto veloce. È stata veramente una bella sgambata oggi, è veramente proprio molto allenante correre con questa temperatura, anche con tanto vento contrario. Prossimamente cosa ti aspetta? Prossimamente continuo ad allenarmi con un buon chilometraggio sostenuto e niente, se tutto va bene, il 6 di marzo ho la Treviso Marathon che mi aspetta. Allora Gabriele Fantasia, com'è correre con questo tempo? Ma è comunque bello perché facciamo quello che ci piace, quindi non possiamo lamentarci. Sicuramente c'è chi sta peggio, infortunato o altre cose, noi siamo fortunati, siamo qui, possiamo divertirci, competere e fare dei buoni allenamenti. E oggi è andata bene, benissimo, e tra 2 settimane ho la maratona di Siviglia, la mia prima maratona, e oggi era una vera e propria prova sul ritmo. Sono andato un po' troppo veloce, però credo di essermi comunque gestito bene e guardiamo fiduciosi alla maratona adesso. Sul percorso cosa dici? Ah, il percorso in realtà è velocissimo, solo 2 tratti sterrati dove ci siamo abbastanza sporcati, però abbiamo corso in compagnia con Leonardo Bidogia che mi ha dato una grossa mano e altri ragazzi. Non c'è niente da dire, è velocissimo, lunghi rettilinei, è passato molto veloce e mi è piaciuto molto, devo dire la verità. In campo femminile vittoria di Silvia Serafini, secondo posto per Antonella Feltrini e terza Giovanna Ballarini. La giornata oggi non era proprio delle migliori, però a me piacciono questi tempi per correre, perché piuttosto che il caldo va meglio così. Cosa ti aspetti dalla stagione 2016 sportivamente parlando? Boh, spero di migliorare i miei personali e tornare in forma, perché ultimamente non correvo molto veloce, però oggi mi fa ben sperare. La pioggia non ha risparmiato neppure il momento delle premiazioni. Infreddoliti e bagnati ce ne andiamo via da Breganziol con una certezza. Il cuore e la passione runner vincono sempre. Ed ora per voi il panorama delle notizie in breve. Paolo Zanatta, Fiamme Oro e Gloria Tessaro, Atletica Vicentina, si sono imposti sul percorso di Villa Bertoldi a Settimo di Pescantina, Verona, nella terza prova del campionato veneto assoluto di corsa campestre. A Falzè di Piave si è tenuto il primo cross del Pedrè con 900 partecipanti. Tra gli M50, vittoria del già campione di corsa in montagna Lucio Fregona. Bel secondo posto per Ivan Geronazzo a Piovezzano di Pastrengo, Verona, nella 6 ore del Pastrengo Trail. Cari amici, ora io mi congedo da voi, spero che i nostri servizi vi siano piaciuti, magari come sempre vi siete rivisti in qualche gara, magari anche a quella del carnevale vestiti in maschera. Io vi lascio solo per il momento e mi rivedo con voi alla prossima puntata, dove ci saranno altri servizi ed altre notizie. Il nostro indirizzo sempre in sovrimpressione, non dimenticatelo per le vostre curiosità o segnalazioni di qualunque tipo, anche i complimenti ci fanno sempre molto piacere. Vi abbraccio e vi aspetto alla prossima puntata, numerosi come sempre. E ricordatevi tanti bei mi piace. Grazie e ciao a tutti.